Perché l'approccio era di fatto sono di belli, no? Molto, molto, guarda, noi abbiamo fatto secondo me. No, ma lui ha il piede, cioè lui deve giocare in mezzo le linee, lui diventa bravissimo perché c'ha piede. Io direi un grazie ai miei ragazzi perché ha fatto una partita straordinaria, ci siamo sicuramente, dobbiamo imparare a gestire meglio. Io mi ero occupato soprattutto la fine che vedete, io già mi ricordo per Crema e all'ultimo secondo, dobbiamo imparare a gestire meglio, tenere palla, esatto, bravo, bravo, tenere palla per fare, dobbiamo... Chi in finale magari quel tiro si poteva, no, bisogna andare sulla bandierina, cioè, ci vuole una gestione migliore della partita, soprattutto quando sei in vantaggio meritatamente, perché il primo tempo abbiamo fatto un grande primo tempo dove noi se troviamo gli spazi siamo micidiali, poi è venuto subito il gol al 2-1, chiaramente loro cercavano di pareggiare, però direi che la squadra ha fatto molto bene. Sono contento per i miei ragazzi, anche chi è entrato l'ultimo secondo, tipo Pilleri che non doveva giocare, in un secondo si preparava. Pilleri ha avuto sentito una contrattura, diciamo. Sì, lui voleva giocare, io ho preferito invece non rischiarlo. Contrattura dietro il suppressore. Sì, io ho preferito perché so che lui è un generoso, però. Ma non solo quello, era anche il fatto di perdere magari un giocatore per un lungo tempo. Poi, quindi direi che Pilleri è entrato in partita subito, ha fatto una buonissima gara, quindi sono grazie ai miei ragazzi, contentissimo. Chiaramente la gestione deve essere migliore, se no moriamo in panchina. Sì, diciamo una contrattura, non una cosa, però. Sì, ho preferito non rischiarlo. Cioè, il calcio è una sofferenza, questo è logico perché non si molla mai fino all'ultimo secondo e noi abbiamo preso delle scoppole ultimamente terribili proprio nei finali. Però direi che questo è lo spirito giusto, questo è ancora la classifica, se ancora voglio dire no, mancano 7 partite, ancora 7 punti del playoff, sembravamo disperati, no? Tutto possibile. Ecco, sulla classifica cosa dice? La classifica direi che è migliorata notevolmente, anche perché questo è un campionato molto livellato, qui ci sono squadre, no? Che sembrava morta, magari la Valenzano oggi ha vinto, ha riaperto per. Cioè tu sei con un, diciamo che con una vittoria sei nei playoff, ecco, quello sì. Strano è questo, però. Ripeto, noi andiamo avanti per la nostra strada, sono molto contento per questa vittoria, perché era una vittoria che volevamo con tutte le nostre forze, pur mancando la rosa al completo vedo dei ragazzi che danno l'anima, quindi mi fa molto piacere. E abbiamo fatto anche un buon calcio nel primo tempo. Fatto bene. Ma sai, è un po' il giocatore che appunto in questo momento ha queste caratteristiche. Che si trova bene in mezzo alle linee e dà piede per mandare. C'ha il passaggio al piede d'oro, insomma, diciamo. Sì, ma anche altre partite le aveva fatte bene, Rosoio. Un giocatore che si trova bene, arrivando 3 davanti, lui è uno che si trova bene, parlavamo, si trova benissimo. Tra le linee, c'è piede, ha intelligenza calcistica. Però direi che in complesso tutti i ragazzi hanno fatto bene, che molti hanno recuperato l'ultimo secondo come Antonioni, pure ha dato l'anima. Cioè, quindi sono soddisfatto. I giocatori fuori, diciamo così, andrà fuori magari perché era diffidato, no? Però rientrano chi non stava bene, no? Tedoldi mi ha mandato un messaggio facendoci da tifo, insomma, quindi mi auguro di poter recuperare anche lui, anche se credo che ci vorrà un'altra settimana, non so, Vidu, vediamo. Però magari nel rush finale se potessi recuperare i miei ragazzi, no, era giusto, diciamo che era quello che volevo a dicembre. Tardiamo qualcosa, però se rientrassero tutta la rosa al completo sarei molto contento. Però un grazie ai miei ragazzi perché veramente ha fatto una prego cuore, una sofferenza, però il calcio è anche questo. Bene, grazie.